ci dispiace per i luoghi, il luogo un pochino piccolino, ma la nostra è un, il nostro è un vascello piccolo, fragile ma estremamente determinato. E i nostri candidati e i nostri assessori oggi diranno anche un, faranno un piccolo intervento sulla parte di programma di cui sono occupati, in particolare Gaetano Princiotta Cachitti avrà la delega a beni comuni, autogoverno, cultura e sport, Clelia Marano alle politiche dell'integrazione e alle politiche dell'infanzia, Giuseppe Gardullo a turismo e spettacolo, Barbara Bisalza all'urbanistica, Francesca Fusco al lavoro e partecipate, Antonio Curro a politiche dell'abitare e risanamento. Tengo la delega al bilancio e che nei prossimi giorni, ieri abbiamo sentito, non corriamo ovviamente su uno o sull'altro, però non riteniamo che alcune cose, su alcune cose bisogna fare chiarezza. Ieri nuovamente Basile dal palco del suo comizio ha detto che ha trovato 552 milioni di debiti e che li hanno ridotti a 140, questa cosa non è assolutamente vera. E nei prossimi giorni faremo un'iniziativa in cui spiegheremo punto per punto, euro per euro, perché quella dichiarazione non sia vera e non sia neanche giusto dirlo alle persone, perché in campagna elettorale la sincerità dovrebbe essere il primo elemento, insomma, anche della competizione, di una competizione sana. E Federico Basile, in cui Federico Basile dice siamo disponibili al confronto anche con i candidati minori. Allora, ora ci sono due elementi in questa dichiarazione che non sono corrette. La prima è che non è vero, nel senso che fino ad oggi Federico Basile è sempre, non è mai venuto ai confronti, ancora non l'abbiamo visto. E la seconda è che casomai, sono i giornalisti a dover dire che noi siamo una candidatura inferiore, minore. Un altro candidato nella sintassi degli elementi fondamentali della politica non può mai giudicare un competitor come tu.